Ciao care, bentornate sul mio canale e benvenute in un nuovo video haul. Ebbene sì, oggi non sarà un video dedicato a Shein perché gli ultimi sono sempre stati su Shein, quindi per gli amanti dello shopping reale dove puoi toccare i tessuti, sentire i vestiti, provarli, eccomi qua con un nuovo video appunto dedicato allo shopping per quanto riguarda Stradivarius, Primark e Essence. Ho racchiuso tutto all'interno di questa busta di Primark per non farmene dare altre inutilmente. Ah ragazzi, ho preso anche delle cosine per Diego da bimbo, magari ve le metto all'ultimo così per chi non fosse interessata all'ultimo, cioè chiudo il video e ciao, arrivederci. Però partiamo con il mio shopping, ve li faccio vedere anche indossati, così poi sotto i video mi fate sapere che cosa ne pensate. Vi anticipo subito che non è un grandissimo shopping, però visto che su Instagram mi avete chiesto tanto questo video haul, ho fatto anche il sondaggio, mi avete scritto in privato, allora ho detto sai che c'è a questo punto, anche se il video durerà poco, accendo la videocamera e la butto là, faccio vedere che cosa ho comprato. Nella mia testa al momento c'è uno stile ben preciso che mi piacerebbe seguire, uno stile che sento molto mio, ovvero uno stile molto basic. Diciamo che io in inverno e in estate ho un po' la doppia personalità, perché l'estate mi piace vestire più colorata, toppini, glitterine, tutte cose un po' più estrose, molto più estrose, mentre l'inverno divento proprio una basic girl, una clean girl, non saprei come chiamarla, che sicuramente è un tipo di stile che mi riporto anche un po' l'estate, però no, vabbè, non è vero, l'estate mi piace proprio, cioè, fare tutte cose colorate, mi ordino gli eyeliner, i glitter, quindi cambio proprio personalità. Come dice ancora mia amica, lei dice io cambio proprio personalità l'estate, però lei su un altro tipo di stile. Allora, iniziamo da Stradivarius, lì è dove ho preso più cose, in realtà dove ho preso le uniche cose. La parola d'ordine per questo shopping è il basic e vi anticipo subito che volevo anche fare uno shopping comodo perché ultimamente mi sto rendendo conto quanto io inizi a scartare i vestiti un po' più scomodi e io finisca sempre per scegliere quelli più comodi, quindi ho detto perché non comprare vestiti belli che a me piacciono ma allo stesso tempo comodi piuttosto che mettermi un qualcosa con cui io non mi sento a mio agio. In questo periodo della mia vita mi va di vestirmi bene ma allo stesso tempo anche comoda, cioè non voglio sentirmi a disagio perché mi rendo conto che quando metto vestiti scomodi, sono me stessa, sì, certo, sono sempre me stessa, però sono un po' più impacciata, un po' più a disagio, tendo più a, non a nascondermi, però a restare un po' più sulle mie, ecco, diciamo così. Il sabato e la domenica mi piace mettermi il tacco, la gonna, le calze, eccetera, eccetera, però ho comprato dei capi super comodi e carini per durante la settimana, mi sto prolungando veramente troppo, però questa mattina ho un sacco voglia di parlare con voi, di chiacchierare con voi, quindi iniziamo subito con il nostro shopping. Da Stradivarius ho preso questa tuta leggings, questa è l'unica cosa che non ho provato di persona, quindi adesso la proverò con voi per la prima volta. Allora ragazze, prima interruzione perché mi ha chiamato la mia parrucchiera, nel frattempo mi sono ripassata un po' di mascara così mentre chiacchieravo al telefono, sto cercando di prendere appuntamento perché devo andarmi a fare i capelli. Allora, dove eravamo rimaste? Pantalone, pantaleggings, chiamiamolo così, sotto a zampa, più che a zampa a palazzo perché comunque rimane abbastanza largo anche sul polpaccio e coscia, fascia in vita che volendo si può alzare oppure tenere così ripiegata, a me piace più così sinceramente. Questa ragazza mi sembra che stava in sconto, sì, infatti da 22,99 € a 13,79 €. Andiamola a provare insieme perché, cioè, a vederlo così mi piace, però vediamo com'è indossato. Primo errore forse di questo shopping, questo pantalone. A parte che è comodissimo, mi piace un sacco. Unica pecca, ragazze, non so che cosa mi abbia detto la testa. Non so perché io abbia preso la L, però ho preso la L e secondo me mi sta largo, cioè questo dovrebbe stare molto più attillato. Ok, portare cose comode, ma questo è veramente eccessivo secondo me, cioè almeno per come me lo immaginavo io è troppo largo, quindi probabilmente questo lascio il cartellino e controllo subito di avere lo scontrino in busta, così andrò a cambiarlo e prenderò o una S o una M. Peccato però, perché mi piaceva un sacco, però è troppo largo. Il secondo acquisto che ho fatto da Stradivarius è questa felpetta giacchettino fatta a costine, diciamo non bianco ghiaccio ma è più un bianco color crema, devo dire che questi colori neutri mi piacciono tantissimo. È ovviamente a maniche lunghe, è super morbida ma dopo la proviamo insieme magari cerchiamo. No, mi sono appena reso conto che è sporca sul cappuccio. Questa sicuramente è sporca di trucco di qualcuno.
Io sto sempre super attenta quando vado a fare shopping, in particolare, pensate, ieri neanche mi sono truccata, proprio per evitare queste cose, ragazzi. State attente quando andate ai centri commerciali, ai negozi a provare le cose, anche se è una cosa che non volete prendere, non volete comprare perché non vi piace come vi sta, non trattatela male, ma trattatela bene, state attente a non sporcarla, più che altro per rispetto di chi poi la compra. Vabbè, comunque sono cose che avrei lavato subito a prescindere prima di indossarle, però vabbè, andiamola a provare e vediamo com'è. Veramente adoro questo giacchettino, ma quanto è bello, mi piace troppo, ragazze. A parte che è comodissimo, morbido, caldo, aderente, ma non troppo, cioè non stringe troppo. Infatti la S è perfetta. Avevo provato anche la XS, però era un po' troppo aderente. Mi piace anche tantissimo il dettaglio del cappuccio. Questo fantastico, non mi sono per niente pentita di averlo acquistato. Mi dispiace un sacco per il pantalone, perché in realtà mi piace molto il modello, però è veramente troppo largo, cioè qua mi serve minimo una taglia in meno. Ho provato anche il pezzo sotto perché c'era il set coordinato, solo che il pantalone, ragazzi, era proprio trasparente, cioè io dico no, ma nel 2024 è possibile che colossi come, che ne so, Zara, Stradivarius, questi negozi insomma ormai molto famosi, conosciuti, non riescano a fare dei pantaloni bianchi che non siano trasparenti, cioè mi si vedeva letteralmente tutto. Poi ieri avevo anche l'intimo nero, quindi si vedeva ancora meglio. Il sopra è coprente, invece il sotto l'hanno fatto finissimo, della stessa tuta, non si capisce perché. Quindi io, che ero indirizzata per prendere un bel set sopra sotto, non ho potuto farlo e quindi niente, ho preso soltanto questa. Non so se avete notato, ma ho preso tutte cose veramente molto basic, tra cui anche questa magliettina. Queste sono le cose che secondo me sono costate un po' di più, perché comunque considerate che ho speso 17,99€ per una magliettina. Non so se adesso è perché mi ero abituata ai prezzi di Shein, però mi sembra un po' eccessivo 18€ per una magliettina. Questo mi ha fermato dal prenderla? No, ovviamente, ecco perché lo fanno, perché tanto comunque se una cosa ti piace te la compri a prescindere. Comunque basic, semplicissima, bianca, liscia, ha questa particolarità, ovvero che sotto è asimmetrica, semplice ma particolare, proprio come piace a me. Adesso me la provo e ve la faccio vedere. Stupenda anche in questa colorazione, ovvero questo bianco ghiaccio, cioè proprio bianco bianco. E vabbè, questa è uguale a quella grigia e stupenda, ragazzi. Ovviamente questa la indosserei, per quanto non sia comunque trasparente, la indosserei con un reggiseno, perché quella grigia no, però questa qua sì, anche se non li sopporto i reggiseni, però cercherò di comprarmene uno comunque bianco da indossare con le magliettine bianche. Surprise, surprise, ho preso la stessa identica maglietta anche di questo grigio stupendo. Io non so come chiamarlo, io lo chiamerei un grigio blu, però fatemi sapere sotto nei commenti se sapete esattamente come si chiama questo colore. È stupendo, a me piace da morire, non ho niente di questo colore, è la prima volta che l'acquisto, però ragazze, bello, veramente bello. Cioè non so se mi sta bene, io sono winter deep per farvi capire, quindi non so minimamente, neanche me li ricordo i colori che mi stanno bene. Anche questa è identica, quindi la bellezza di 17,99€ per una magliettina semplicissima, però devo dire che addosso fa la sua bella figura, quindi li vale tutti. Questa, ragazze, è la magliettina indossata, ma quanto è bella. Ma poi guardate il dettaglio, che qui è asimmetrica e poi guardate che bella anche lateralmente, mi piace un sacco. Ovviamente questo non è il pantalone adatto per abbinarla, per indossarla, anzi in questo momento c'è anche un po' buio, ma è bellissima, si può indossare sia con la spalla in questo modo a barchetta, oppure tirata su anche, magari con una bella collanina adesso, perché ancora non ho messo i gioielli questa mattina, però è bellissima, non ci fate caso, lo specchio è un po' sporco. Super comoda, liscia, top, questa veramente me la comprerei di tutti i colori. Poi sono entrata da OVS e ho comprato due must have che devo sempre avere all'interno della mia Truce Makeup Collection. Ad oggi girano un sacco di prodotti make-up super virali sui 20, 30, 40 euro. Ci sono tanti prodotti validi, entri da Sephora, vorresti comprare tutto. Però, ragazze, cioè, io continuo a rimanere fedele, super fedele, a questo fondotinta della Essence che costa solo 4 euro e... aspetta, adesso ve lo dico, 4,89€. È Stay All Day, io prendo sempre la colorazione 15 Soft Cream, che è perfetta per me, cioè proprio matcha alla perfezione, anche adesso la porto e, cioè, come potete vedere, qua c'è il blush e la terra, ovviamente, dovete vedere questa parte finale,
cioè, guardate, è fantastico e non mi sono allungata con il fondotinta sul collo perché con questo non ne ho bisogno. Si stende bene, è coprente, è leggero, non mi appesantisce la pelle. Si lavora bene con il pennello, con la spugnetta, con le mani, perché l'ho provato anche con le mani. Non so se avete visto, ho pubblicato uno shorts dove mi truccavo al volo a casa dei genitori di Matteo, appunto con le mani. Quindi top, questo ve lo straconsiglio veramente. Se volete farvi un'idea, ci sono indietro un sacco di video YouTube sul mio canale dove appunto faccio vedere questo fondotinta in azione. Poi ho preso questo mascara perché in realtà ultimamente stavo sempre prendendo i Lash Princess di Essence, che sono ovviamente quelli super famosi, virali, eccetera eccetera, però ho voluto riprendere questo perché mi ricordo che era il mio mascara preferito, cioè è stato il mio mascara preferito per un periodo, e ho detto ma fammi andare a vedere perché era il mio mascara preferito, perché con il tempo poi ti scordi un po', cioè mi ricordo che comunque mi piaceva, però non ricordo bene l'effetto sulle ciglia. Quindi l'ho voluto riprendere per riprovare un po' le vibes di questo mascara, che comunque costa una cavolata perché l'ho pagato 3,59€, che confronto a tantissimi mascara sul mercato ha veramente un prezzo minimo. Passiamo da Primark. Per Primark non ho preso niente per me. Ho preso solamente questo lip oil, non potevo non provarlo, pagato solamente 3€ e sono ben 100 ml, quindi è tanto prodotto. È un lip oil alla vitamina E, olio di jojoba e acido ialuronico. C'è scritto che sa di vaniglia e non vedo l'ora di provarlo, magari poi lo proviamo insieme in un video YouTube. Comunque questi ragazzi è top, da buttare comunque in borsetta, da avere sempre. Cioè io veramente sto riempiendo tutte le mie borse con questi lip oil perché ogni 10 minuti li vado ad applicare e mi sento le labbra un sacco morbide. Ho provato un sacco di cosine da Primark, ma ragazzi a me non piace, non riesco. Allora l'estate, le canottierine... o se mi serve, che ne so, un leggings, in realtà neanche con i leggings mi sono trovata benissimo, che so, si smosciano tutti, si allentano, invece da Decathlon li trovi belli corposi, no? Questi brand proprio sportivi li fanno, che ti tengono bene tutto, però ecco, se ti serve un qualcosa di molto basic come toppini, magliettini, canottierine, va bene. Però io personalmente non ci riesco a comprare per vestirmi, non ci riesco, cioè ci sono riuscita in passato qualche volta, ma in questo momento non ci riesco a comprare, non trovo niente che mi piaccia, mi sembra tutto così di poca qualità, cioè da donna proprio non vedo l'impegno, ecco, non vedo l'impegno nel creare proprio gli indumenti che vendono, mentre nel reparto beauty vedo un sacco di cose carine, sfiziosi. Reparto bambini non ne parliamo, reparto pigiami, reparto casa. Cioè l'unico reparto che non mi piace da Primark è il reparto donna, infatti non ci riesco più a comprare. Comunque passiamo allo shopping invece che ho fatto per Diego. Ho preso questo pantalone della Marvel, carinissimo. Cioè ragazze, io ho dovuto prendere 12-18 mesi, cioè guardate quanto è grande, è già la metà di me. E lui ha 9 mesi, cioè ha fatto 9 mesi ieri. Cioè, non so se mi sono spiegata, comunque avevo già la felpa sopra, però quando avevo preso la felpa sopra non c'era il pantalone, quindi oggi ho approfittato e ho preso anche il pantalone. L'opposto vale invece per questa felpa, abbiamo il pantalone e non c'era la felpa, mentre ieri ho trovato la felpa con appunto il dinosauro. Ah ragazzi, il pantalone è pagato 4,50€, io ho preso 12-18 mesi, mentre la felpina 2,80€. Sono super caldi, di paille all'interno, veramente fatti bene. Poi abbiamo preso questa felpetta perché ho due paia di pantaloni blu della tuta, ma non so mai cosa mettergli sopra. Invece questo era proprio perfettamente dello stesso identico blu. Poi considerate che i pezzi sopra sono quelli che si sporca più facilmente, Diego, mentre i pantaloni no, cioè se li metto la mattina ci arriva di solito alla sera, mentre il sopra, ragazzi, è un continuo cambiare. Poi ho preso la stessa felpa come quella blu, ma stavolta grigia, 6€, sia questa che quella blu, quindi totale 12€, due felpine. Mi trovo bene con queste con la zip, perché lui è molto caloroso, suda da morire e quindi tendo io a aprire e scoprire a seconda di come sento dalla fronte o dalla nuca, se sta sentendo caldo o no. Poi ho preso questo completo, sempre 12-18 mesi, che abbiamo pagato 6€. Tutte le cose che vi ho fatto vedere sono felpate all'interno, quindi super calde. Ho preso questo pantalone della tuta nero, semplicissimo da abbinare con tutto, con qualsiasi cosa. E poi questo pantalone grigio perché volevamo fare il completo con la felpina. Carino, magari con i calzini bianchi, poi vabbè ragazzi, è talmente bello che gli sta bene tutto, posso dirlo. Ok cari, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere il mio mini shopping, però diciamo che cose secondo me abbastanza di qualità, cioè mi sono concentrata molto sui tessuti, ho cercato di prendere cose
diciamo che al tatto mi sembrassero buone, perché poi alla fine non è che sono un'esperta, però mi sembrano molto molto di qualità le cose che ho preso, in particolare le magliettine, cioè addosso sono fantastiche, c'è proprio un tessuto fresco, liscio, veramente top, quelle ve le consiglio, anche se costano un pochino di più rispetto a se comprate su Shein, non so, o da Primark, Stradivarius costa un pochino di più, però per quanto riguarda queste magliette, su tutte le altre cose non lo so, però per quanto riguarda queste magliette vi assicuro che è veramente una buona qualità e sulla pelle sono fantastici. Fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto il mio mini shopping e che cosa ne pensate di spendere, cioè di comprare meno capi che costano un po' di più, magari un po' più buoni, anche se so che Stradivarius è anche comunque considerato fast fashion, ma vabbè. Vi aspetto giù nei commenti per chiacchierare, per sapere un po' come la pensate al riguardo, se preferite comprare pochi pezzi che costano un po' di più o tanti pezzi che costano poco, magari di minore qualità, perché ci può stare, uno dice mi piace cambiarmi spesso, eccetera eccetera. Lasciatemi un mi piace per sostenermi e iscrivetevi al canale per non perdere altri video che usciranno. Vediamo, per il momento rimaniamo su lunedì e venerdì. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao care!